rappresentanti del consumatore, non per l'impegno così docile di opinionista da domenica. Allora, sono diverse le domande che vorrei porre. La prima, il ministro Damiano, io sono il costo di danni di questo impianto di videosorveglianza. Poi vorrei andare un po' indietro nel tempo. 12 anni fa c'è stato installato l'impianto di videosorveglianza in questa città, un finanziamento gratis della regione Campania, 200.000 euro, una postazione, anzi due postazioni, una dai carabinieri, l'altra della sede della polizia locale, su quattro zone di gasolio. Con una tecnologia avanzatissima, erano di fibre ottiche, la sole fu uno dei primi comuni ad avere un piano di sorveglianza cittadina, poi durante l'amministrazione di Ferrara questa cosa fu eliminata. È stata presa in considerazione di collegare poi questo piano di videosorveglianza cittadino che era a costo zero e magari come dire, agganciarlo a questo per l'ambiente. Un'ultima domanda, diciamo è più vaga. L'assessore Pignola, quando si parla del 62-67 delle cifre della raccolta differenziata del casore, non metto in dubbio il fatto che la caserca del casore sia più pulita, assolutamente, questo sarebbe un po' dell'ambito. Però quanti sono i ricavi da questo 60-62-67? È importante immaginare che una città non solo debba aumentare la percentuale di quella che è la raccolta, diciamo, differenziale, ma poi quant'è che noi riusciamo a ricavare per risparmiare, perché ecco, c'è un punto, diciamo, sottolineare il fatto di essere rappresentanti per il consumatore. Ormai siamo in un momento molto difficile, come avviene per noi che ci auguro in tantissime altre prestazioni che subiscono i cittadini, quelli che abbiamo un reddito di qualsiasi natura dividiamo le spese, quindi ecco, in rappresentanza di tutti i cittadini che mettono mano alla tasca, che pagano il conto alla fine della serata, mi farebbe piacere conoscere queste cifre, grazie. Prima lo chiamo e poi il dottor Guaraniello, che se ne pensi. Allora, per quanto riguarda la prima domanda delle telecamere, proprio precedentemente stavamo parlando con il maggiore Migliozzi della possibilità di recuperare ovviamente quelle precedenti telecamere, però dobbiamo capire le finalità che sono altrimenti diverse. Mentre le precedenti telecamere erano state installate giustamente da un finanziamento regionale, queste qui hanno una finalità specifica che poi è anche collegata ad un aspetto di sicurezza. Però così come nel caso di una delle telecamere di via Nicola Loppo, mettere una telecamera lì per la sicurezza non avrebbe senso, però quello è uno dei punti dove spesso, ci sono molti catturiani, tra l'altro pure qui vicino, esiste questo fenomeno. La stessa cosa per l'altra telecamera, quella di via Castagna, che verrà spostata più avanti, verrà spostata sull'altro lato che è davanti la Torex, che è un'altra arteria dove praticamente spesso avvengono questi fenomeni insomma, di carico di rifiuti. L'aspetto importante della economico è piuttosto evidente che i ricavi della raccolta differenziata sono serviti a far diminuire la tassa del 20%. Noi nell'anno 2012 abbiamo ricavato per la raccolta differenziata circa 600.000 euro per i ricavi che abbiamo avuto per la vendita di plastica, carta, cartone e tra l'altro, come avete notato, noi stiamo cercando anche di specializzarci un po' nella raccolta differenziata. Fino a ieri non si raccoglievano gli indumenti che sono stati messi sia a Casore e nei prossimi giorni, o forse qualcuno già è stato messo anche ad Arpino, dei raccoglitori degli indumenti usati. Tutto questo non soltanto ci dà la possibilità di ricavare economicamente dei soldi, ma anche di far aumentare la percentuale di raccolta differenziata, perché ovviamente le persone che hanno un vestito non sanno dove buttarlo, lo mischiano, lo buttano in differenziata. Con questi contenitori ovviamente noi aumenteremo, però complessivamente per quest'anno 600.000 euro e credo che se le cose dovessero migliorare si potrebbe addirittura avere ancora una cifra economica maggiore e che ci potrebbe consentire di diminuire ancora una volta e di più la tassa. Posso sostenere un altro? Le quattro che ci sono quattro delle camere fisse. E poi sono le spostate.
necessario per la zona, probabilmente non ha più senso di rimanere, ma possiamo. Altri interventi?